Perfetto, Buonasera a tutti. Bene, buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti. Grazie innanzitutto al dottor Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia. Grazie anche a Francesco Zorzi e al professore Pasquale Troncone, anche lui parteciperà. E grazie al generale Mainoffi, anche lui stasera sarà tra i relatori. Abbiamo voluto riconfermare questo appuntamento sul tema del riciclaggio delle criptovalute e il fondo di giustizia. Lo abbiamo già fatto qualche decina o forse più di giorni fa. E mi è parso di capire che, insomma, tra le criticità e le necessità anche normative, potesse essere il caso di ritornarci sopra per capire anche eventualmente che proposte, normative si possono fare e se in qualche modo quelle che a noi appaiono delle urgenze, delle criticità, sono condivise. E per questo abbiamo chiamato di nuovo il procuratore nazionale antimafia, dal momento che il tema del riciclaggio delle criptovalute costituisce una delle forme di riciclaggio ormai condiviso e, diciamo, realizzata dalle organizzazioni criminali. Per inquadrare bene il tema, chiederei al dottor Zorzi di darci un'idea ben precisa di che cosa è il riciclaggio che si realizza attraverso l'uso delle criptovalute, atteso che le criptovalute sono una moneta di scambio che non necessariamente devono essere identificate con, diciamo, le operazioni di riciclaggio. E poi chiederei, visto che in questi giorni ho letto qualcosa a proposito di quello che sta accadendo in Kazakistan, e c'è una connessione molto forte con questo tema delle criptovalute. Se ci può illuminare su che cosa sta accadendo, tra l'altro, con questa, diciamo, intenso aumento dei consumi elettrici determinato proprio dalla produzione di Bitcoin. Allora, io passo subito la parola al dottor Zorzi, che ringrazio di nuovo per aver accettato di partecipare stasera, e poi passerò la parola prima al generale Mainoffi e poi al dottor Cafiero De Raho e infine al professore Troncone. Vi chiedo tutti degli interventi di massimo 10 minuti, un quarto d'ora, perché ci terrei a fare un secondo giro ad esito di domande che sicuramente ci saranno da parte dei partecipanti, ancorché da parte di voi stessi, cioè degli stessi relatori che sicuramente troveranno negli interventi reciproci sollecitazioni e interrogativi. Prego a lei, dottor Zoppo. Salve a tutti, buon pomeriggio, grazie per la disponibilità e l'invito. Allora, in sostanza, come appunto correttamente indicato, le criptovalute non sono necessariamente un qualcosa di negativo. Il punto problematico è che tra i vari benefici, ossia la rapidità di, diciamo, di transazione, la logica non tanto di anonimato rispetto alle transazioni che non vi è anonimato, ma la logica che non vincola chi opera la transazione, dunque chi detiene quelli che sono i portafogli a essere identificato in nessuna modalità, né di KYC né di KYB in generale, implica che cosa? Che questi strumenti si prestino e come si sono prestati sin dall'origine chiaramente a un ambito criminale, in quanto sono performanti, sono completamente privi di possibilità di blocco o di limitazione da parte di organizzazioni, enti, forze dell'ordine o altro, proprio perché la loro distribuzione, il come queste sono appunto collocate, cioè sia che queste siano il Bitcoin come criptovaluta e tante altre criptovalute, obiettivamente parlando, non avendo una territorialità specifica, non possono essere, diciamo, investite di quelle che sono le limitazioni classiche bancarie ed altro. Ora, qual è la problematica? La problematica primaria è che le criptovalute hanno
sono uno strumento che sta diventando anche una tendenza ultimamente per una netta scelta, un netto interesse e anche un netto progetto, anche e soprattutto in ambito criminale, che tende ad attirare soggetti, tende ad attirare a fronte di millantati investimenti o altro, capitali e soprattutto identità pulite, e dallo stesso tempo sono un elemento tale che nel campo dell'estrovestizione, o dunque molto correlati all'ambito della criminalità organizzata, piuttosto che come anche metodo di fruizione di capitali che vanno fuori dagli schemi di controllo e di limitazione, chiaramente questo comporta da un lato un interesse forte dal punto di vista dell'ambito criminale nell'uso, e dall'altro punto di vista uno strumento che va gestito e che soprattutto va gestito in ambito anche di procedura e soprattutto in ambito di sequestro, in quanto è di fatto poi le criptovalute sono uno strumento direttamente monetizzabile e che in termini pratici, l'abbiamo visto anche soprattutto nelle molteplici attività in cui abbiamo svolto vari sequestri, sono immediatamente poi monetizzabili dal punto di vista di un'attività tecnica ben strutturata. E il sequestro effettivo, una volta fatto nel modo più corretto, dunque con il trasferimento nei wallet di biti esterni ad Exchange o altro, ma di biti appunto all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, obiettivamente sono efficacemente sia monetizzabili, sia interrompibili, cioè bloccabili in un certo senso, che dal punto di vista pratico gestibili e tracciabili anche a fronte della monetizzazione. Il punto chiave, dove trova luogo nell'ambito internazionale, che la capacità delle criptovalute in sé, non solo del Bitcoin, di essere monetizzabili, fa sì che io, viaggiando senza nulla in mano, neanche un dispositivo elettronico, atterro domani a Singapore con il mio bel passaporto elettronico, quello che è. Vado a comprarmi un telefono, vado a comprarmi un dispositivo elettronico, riesco in qualche minuto ad avere una disponibilità senza limitazioni di capitali che magari ho allocato, portato, estrovestito piuttosto che altro, e questa disponibilità mi è data dalla spendibilità effettiva tramite o prepagate virtuali, che stanno vedendo sempre di più una popolazione di utenti anche soprattutto in Italia e anche soprattutto nelle linee del credito, e dallo stesso tempo sono uno strumento efficace in termini di gestione di capitali al di fuori da quello che è, essendo lo schema bancario, diciamo il sistema bancario, dunque sia ambito SEPA per quanto riguarda l'Europa che per quanto riguarda a livello proprio globale. E permette dunque di riuscire a sottrarre anche ingenti capitali alla capacità investigativa lineetta di sequestro rispetto alle metodologie tradizionali. Questo le criminalità organizzate estere, soprattutto anche quelle italiane, hanno visto e ci stanno vedendo abbastanza lungo, e dal punto di vista pratico iniziano ad adottare sistemi prima di utilizzo come ad esempio sostentamento localizzato, dunque per far pagare, diciamo, per dare, diciamo, dei denari, diciamo, delle disponibilità economiche ai vari soggetti disposti nel territorio. E poi, soprattutto ambito criminale internazionale, la gestione e il riciclaggio che sta vedendo proprio una crescita molto, molto intensa, soprattutto anche a fronte di varie tipologie di reati, dunque dal semplice pur riciclaggio a denaro a fronte di estorsioni o evasione in genere, piuttosto che diciamo, tipologie criminali come frodi e altro. Questo è un po' il panorama, diciamo, detto molto, molto velocemente. Passo la parola al generale Mainolfi, che sicuramente sul piano operativo mi supererà. Bene, grazie dottor Zorzi. Quindi una delle cose interessanti che lei ha messo in risalto è la connessione anche tra reati che si sviluppano in ragione dell'utilizzo dello strumento delle criptovalute. E allora chiedo al generale Melosi, che ringrazio di nuovo per la partecipazione, come guardia di finanza allo stato attuale, che investigazioni ci sono? E che cosa ci può dire di più dal punto di vista anche, come dire,
della debolezza del quadro normativo italiano. Rispetto, per esempio, a quello che passo di capire si sta facendo in Germania. Prego, generale Manossi, prego. Sì. Grazie Giacomo, saluto a tutti e chiedo scusa per il collegamento con qualche minuto di ritardo, ma una telefonata è arrivata alle 15, alle 16:58 mentre mi stavo collegando, ho dovuto chiudere prima la telefonata. Grazie per questa opportunità, grazie a tutti gli intervenuti. Sì, in effetti il problema che noi stiamo cercando di affrontare è un problema relativamente giovane, ma insomma ormai ha già una sua storia. La caratteristica è che in maniera esponenziale, in maniera geometrica, i tempi con cui la criminalità economica si sta impossessando delle criptovalute, dello strumento criptovalute, è talmente rapido che pochi mesi sono un'era geologica. Il ritmo con cui la criminalità organizzata e economica soprattutto e anche quella organizzata stanno facendo ricorso allo strumento è veramente preoccupante. Guardando il problema dal punto di vista sistemico, come avevo già detto l'altra volta, non posso non evidenziare una simmetria che c'è tra i tempi con cui la normativa riesce a tappare i vari buchi che si evidenziano quotidianamente e i buchi stessi, non posso che rilevare una tardività, ma questo è un fatto fisiologico perché uno Stato di diritto, quando il diritto deve lottare con la criminalità, evidentemente il criminale ha sempre un vantaggio, come diceva Francesco Zorzi. Per cui allo Stato, se noi osserviamo la normativa, nonostante lo sforzo, lo scatto di reni fatto dalla quinta direttiva e quindi gli obblighi antiriciclaggio introdotti per gli exchanger, non possiamo, a distanza di 2 anni, non rilevare come quella normativa ormai, presenta già notevoli smagliature. Gli indicatori di anomalia che la UIF ha evidenziato sono una parte del problema. Pongono riparo a una questione che era quella che si poneva quando 4 anni fa si cominciò a discutere e 2 anni fa poi con il 129 fu introdotto l'obbligo nel 231, ma quindi stiamo parlando di una decisione, di una situazione storicizzata 4 anni fa, ma da 4 anni a questa parte le cose sono cambiate a dismisura e soprattutto è intervenuto un fattore che è quello che ci fa essere qui via web collegati, c'è la pandemia, ma soprattutto c'è un altro aspetto che poi è un po' il filo conduttore di questi nostri webinar ed è la quantità di risorse che si stanno mettendo in gioco e che stanno suscitando, hanno già suscitato, stanno suscitando e sempre più susciteranno appetiti insani, atteso che c'è una torta di diverse centinaia di miliardi. Non penso solamente, non guardo solamente i 230 miliardi nazionali del PNRR, ma guardo anche alle altre risorse che la Next Generation EU ha messo in gioco anche per gli altri paesi comunitari. Che cosa voglio dire? Voglio dire che questo strumento, il mezzo valute virtuali, criptovalute, sta diventando uno strumento straordinario per accaparrarsi risorse in maniera illecita e già oggi noi ne vediamo i prodromi. Penso a tutto quello che sta succedendo, per esempio, in materia di crediti d'imposta, il famigerato 110%, l'Agenzia delle Entrate ci dice che diversi miliardi di euro di crediti, 6, 7 miliardi, 5 miliardi, quanti sono crediti fasulli. Ecco, queste sono risorse che lo Stato sta mettendo, si sta accollando come debito e stanno finendo in quali mani?
stanno finendo certamente nelle mani della criminalità economica. E dove vengono allocate queste risorse? Queste risorse vengono allocate in strumenti di stoccaggio della ricchezza, e a questo scopo le criptovalute sono un ottimo mezzo, un ottimo strumento. Quindi allo stato la normativa, per quanto avanzata, è comunque arretrata, perché non tiene conto di quello che sarebbe avvenuto nell'economia e che noi oggi stiamo vivendo, non tiene conto della quantità di risorse aggiuntive che si stanno riversando sul mercato, e non tiene conto delle nuove tecnologie, della forza di nuovi strumenti. Zorzi ce lo ha risparmiato, ma insomma gli anonymizer che vengono utilizzati, gli ATM che sono ormai nell'ordine di un centinaio in Italia, consentono a chiunque di farsi un piccolo riciclaggio relativamente, perché visto che tutto avviene in anonimato, 100 distributori di 100 ATM installati in ogni parte d'Italia, magari se andiamo a fare una ricognizione di dove sono installati, scopriamo che magari l'organizzazione criminale ce l'ha in casa. È un po' come avveniva con le piccole banche qualche anno fa, che diventavano banche della criminalità. Ecco, quindi abbiamo tante porte attraverso le quali lo strumento criptovalute può essere utilizzato per drenare risorse al sistema legale e per allocarle in ambiti dove queste risorse poi vengono poste al sicuro. E io voglio anche lanciare un altro segnale. Giacomo lo diceva, quello che sta avvenendo nella Repubblica, nell'ex Repubblica Sovietica, e quindi il consumo abnorme, c'è stato un articolo per quello a cui penso Giacomo faceva riferimento poc'anzi, in cui viene descritto il problema che probabilmente si pone, cioè dietro la guerra che c'è sull'aumento del gas, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. E lo stesso articolo fa riferimento a un fatto, dice che tutte le tecnologie che venivano utilizzate e che quindi hanno causato un aumento della domanda di energia, che si è tradotto in aumento del prezzo dell'energia stessa, oggi sono in corso di trasferimento verso altri paesi, dove c'è energia a buon mercato. Quindi significa che quel sistema è un sistema che deve essere tenuto al massimo regime, alla massima potenza, perché evidentemente c'è una domanda di criptovalute di cui il mercato non può fare a meno, anzi forse è lo stesso mercato, sono le stesse condizioni di mercato che generano quella domanda, e quindi si trasferiscono le infrastrutture tecnologiche che servono per minare criptovalute, si stanno trasferendo in altri paesi. Quindi noi ci troviamo di fronte a una normativa complessivamente non più aderente alla realtà, ci troviamo di fronte ha una quantità di risorse enormemente accresciuta rispetto a quando quella normativa è stata pensata. Quando il Gafi cominciò a parlarne del Next Generation non c'era neppure l'ombra. Il Next Generation è arrivato dopo, quindi 1.500 miliardi che vanno a finire. I segnali di criticità ci sono, ce lo dice l'Agenzia delle Entrate. Diversi miliardi di euro di crediti sono crediti fasulli. Io, senza violare nessun segreto, sono fermamente convinto che gran parte di quelle risorse sono finite nelle mani di criminali economici che si stanno dando da fare per allocare quelle risorse. I segnali che traggono sono anche in questo senso. E approfitto del fatto che c'è l'amico Cafiero De Raho, se mi consenti di appellarti con un nominativo di amico, segnalare un'altra cosa. Tre settimane fa, a Milano, presente la UIF, ho azzardato una definizione di riciclaggio che va oltre quella che è la struttura normativa del 648 bis attuale, ma soprattutto questo fatto in un'ottica diversa, dicendo che il reato di riciclaggio oggi non è più solamente quello che ci hanno insegnato, che la dottrina ci insegna, ma è qualcosa di più e di molto diverso. È lo strumento nelle mani della criminalità economica
che molto spesso è contigua a certi ordinamenti statuali, perché no, e sta diventando sempre più lo strumento per realizzare politiche che vanno ad influire sulla politica di altri paesi in termini di disoccupazione, in termini di appropriazione di tecnologia, in termini quindi di peso politico. E qui veramente, se ci hanno sempre insegnato che il riciclaggio è uno strumento che può mettere, è un reato che può mettere a rischio la democrazia, bene, per gli sviluppi che io sto vedendo, per la dimensione quantitativa dei fenomeni di riciclaggio fatti su larga scala da organismi criminali, certamente, ma che io sono fermamente convinto essere collegati a qualche entità statuale, bene, qui c'è in gioco qualche cosa di diverso. E allora è il momento che le autorità politiche si facciano carico di cercare di arginare quello che sta avvenendo, perché altrimenti, con le risorse che ci sono in gioco, con la facilità con cui queste risorse possono essere allocate, noi stiamo trasferendo ricchezza nelle mani di qualcuno che poi la utilizzerà contro noi stessi per impoverirci ulteriormente. Questo mi pare sia un punto importante per farci essere qui e per riflettere tutti quanti assieme su come fare a migliorare questa normativa e su quali possono essere, come dire, gli strumenti legislativi più appropriati che vanno posti in campo. Tenendo presente che non c'è molto tempo, la guerra è già cominciata, noi dobbiamo fare il possibile per arginarla il prima possibile. Ecco, mi fermo qui, spero di avervi dato un'idea su qual è il mio pensiero su questa problematica. Grazie. Grazie al generale Manolfi, grazie a Giovanni. Quindi una cosa è chiara: da un lato sono ormai migliaia le criptovalute che sono nate negli ultimi anni e quindi questo boom dei bitcoin svolge non solo una funzione di investimento ad alto rischio, ma svolge una forte funzione di diciamo strumento nelle mani delle organizzazioni criminali per condurre affari illegali. Vendita di armi, droga, banconote false, riciclaggio, eccetera, eccetera. A me sembra che un punto, diciamo, da cui partire può essere capire bene un po' questa legge tedesca che, in concordanza con le direttive antiriciclaggio dell'Unione Europea, autorizza il sequestro dei patrimoni dei clan criminali e quindi la messa in vendita all'asta immediata di merci oggetto di reato che rischiano un forte deprezzamento. E quindi qui siamo, diciamo, nel merito proprio esattamente della vendita, in questo caso, delle criptovalute. Allora chiedo al Cafiero De Rao, dottor Cafiero De Rao, alias al procuratore nazionale antimafia, e diciamo, il legislatore tedesco in qualche modo sta cercando di arginare l'utilizzo delle monete virtuali. Chiedo in che misura noi stiamo muovendo in questa direzione. Pronto, per cortesia, chiederei di chiudere. Io infatti aspetto. Chiedo di chiudere gli audi perché altrimenti non riusciamo a sentirci. Dicevo, quindi, in che misura anche noi ci stiamo orientando verso questo, diciamo, come dire, orizzonte, perché la criminalità economica in qualche modo si sta impossessando sempre di più. I valori confiscati, secondo me, potrebbero essere patrimonializzati dallo Stato con la loro monetizzazione in valuta fiat sugli esempi sia americani che ora tedeschi. Concorda questa prospettiva il procuratore nazionale? È possibile che anche in Italia si possa suggerire al legislatore di muoversi in questa direzione? È la direzione giusta? E allo stato attuale, quali reali investigazioni ci danno conto di quello che poi, in fondo, come allarme lanciava in questo momento il generale Menotti? A te, Federico, grazie. Giacomo, grazie. Un saluto innanzitutto a tutti.
all'amico Giovanni Mainolfi, che è persona, grande ufficiale con cui ho lavorato per anni e quindi persona che incontro sempre con grande gioia, come naturalmente tutti loro che partecipano. Bene, la tua domanda parte forse dal punto di arrivo di un discorso molto più ampio. E il discorso credo da sviluppare è innanzitutto cos'è la valuta virtuale? Ha la proiezione di sostituire la valuta legale? Vuole accompagnare la valuta legale? È una forma di, come dire, corrispettivo nell'ambito della transazione alla quale attribuiamo un valore, ma quale rilievo ha nell'economia mondiale? Perché il problema che riguarda le criptovalute attiene ad una valutazione di livello globale. Non è più la Germania o l'Italia soltanto che può adottare un atteggiamento più o meno restrittivo, sanzionatorio, repressivo, ma si tratta invece di muoversi in modo coeso, in modo da conseguire una strategia che riporti la valuta virtuale nel campo del sistema legale. Cosa intendo dire? Non certo che la valuta virtuale sia di per sé illegale, ma il sistema in cui si muove la valuta virtuale è un sistema che ha quasi controlli nulli. Mentre la valuta legale passa attraverso un sistema bancario, un sistema finanziario che vede numerosissimi meccanismi di vigilanza, controllo, allarmi antiriciclaggio, altrettanto non avviene per la valuta virtuale. Basta pensare che soltanto la direttiva antiriciclaggio, la quarta antidirettiva e poi la quinta ci parlano e considerano i cambiavalute e i gestori di portafoglio. E però questi soggetti non sono singoli, come dire, singole strutture. Noi siamo portati molto spesso a pensare al Bitcoin o a qualche altra valuta virtuale, ma nel mondo abbiamo migliaia di valute virtuali. Ciascuna di esse può essere acquistata e cambiata con qualunque altra valuta e ci si può inserire in un canale piuttosto che in un'altra, una blockchain piuttosto che in un'altra. E tutto questo determina una facoltà di scelta straordinaria, ma se la scelta è straordinaria ed i controlli sono pochissimi, è evidente che è quello uno dei canali probabilmente privilegiati dalle organizzazioni criminali, di quei canali nei quali appunto trova attuazione lo scambio, cosa vietata, illegale, prezzo. Il prezzo non è più la valuta legale, ma è la valuta virtuale. E d'altro canto, nel dark web è proprio la criptovaluta quella che viene utilizzata, ma non attraverso i canali che sono assoggettati a controllo. E questo è l'altro aspetto di grandissima importanza, perché sicuramente tutti voi, in generale Mainolfi certamente, ma credo anche voi altri, abbiate letto il rapporto dell'UIF in materia di segnalazioni
di operazioni sospette e avete potuto rilevare come fra i soggetti obbligati non finanziari, laddove vengono contemplati i professionisti, gli operatori non finanziari oltre ai prestatori di servizio di gioco, sono nell'ambito di operatori non finanziari inseriti proprio gli operatori in valuta virtuale. E cosa si rileva dal quadro pubblicato dall'UIF? Che nel 2019 abbiamo avuto 20 segnalazioni, 20 rispetto alle oltre 110.000 segnalazioni per operazioni sospette che esistono nel sistema finanziario, nel sistema bancario in particolare e negli altri operatori. Si tenga conto che i soggetti obbligati non finanziari sono solo evidenziano solo segnalazioni per operazioni sospette nel numero di 12.847 rispetto alle oltre 100.000 che invece riguardano il sistema bancario e il sistema finanziario. Ecco, tornando agli operatori in valuta virtuale, nel 2020 abbiamo già una moltiplicazione, arriviamo a 168 segnalazioni per operazioni sospette, che sono un numero risibile, ma questo consegue a quel che la stessa unità di informazione finanziaria evidenzia, vale a dire che è stato nell'ambito dell'attività di controllo sviluppata dall'unità di informazione finanziaria guardata in particolare l'attività dei quattro operatori professionali che coprono il 75% del mercato in Italia delle criptovalute, e questi quattro operatori professionali sono rappresentati da tre società estere e una italiana. Ad esse si aggiungono poi i cosiddetti intermediari finanziari che vengono utilizzati ulteriormente per la vigilanza. Quindi già i numeri di per sé manifestano una ridotta conoscenza del fenomeno, perché nel caso di specie si parla delle piattaforme corrispondenti all'operatività di questi quattro soggetti economici, ma i canali in cui si muovono le valute virtuali nel mondo sono migliaia e quei canali non hanno confini. La caratteristica del digitale è proprio questo, quella di riuscire a muoversi in un campo che trascende lo spazio terrestre e quindi è capace di invadere lo spazio libero in modo da raggiungere qualunque destinazione. E la valuta virtuale si muove in questo modo. Per cui quando poi andiamo a sviluppare le indagini finalizzate a individuare le transazioni che possono essere state lo strumento del riciclaggio, dobbiamo necessariamente sviluppare un'investigazione che è di un'ampiezza estrema e richiede l'individuazione dei rapporti giuridici che riguardano tanti soggetti e il più delle volte si proiettano nel mondo bancario, laddove il più delle volte è consentito rilevare il cambio della valuta legale nella valuta virtuale. E quelli sono gli elementi che noi riusciamo a cogliere in modo ordinario. E questi elementi, che sono visibili, ci consentono poi di apprezzare anche il lavoro che viene sviluppato in tema di segnalazioni per operazioni sospette. Ma
Laddove invece ci si muove nell'ambito dello stesso canale, attraverso un accesso che non avviene nell'ambito del sistema bancario nazionale, attraverso altri soggetti, e quindi ci si trova di fronte ad una immissione di come dire, di valuta in paesi diversi, e attraverso però l'andamento di quel canale si arriva a transazioni nel nostro paese. Ecco, quella transazione non verrà colta se non attraverso una pluralità di indagini che evidenziano un insieme di elementi indiziari che messi assieme poi ci consentono anche di arrivare al soggetto che dobbiamo, come dire, aggredire dal punto di vista investigativo per poter sperare di acquisire la chiave privata che ci consente quindi di entrare in quella disponibilità virtuale. Ecco, tutto questo perché? Perché non vi è una regolamentazione, non vi è una disciplina capace di trattare in modo adeguato quel che rappresenta un vero e proprio strumento finanziario, e tale è considerato peraltro dalla stessa giurisprudenza. La stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la valuta virtuale è uno strumento finanziario e come tale rientra nella disciplina del testo unico in materia finanziaria. E quindi chi svolge, tratta o comunque si inserisce nel mercato delle valute virtuali e le tratta da professionista necessariamente deve avere le autorizzazioni e deve avere tutto ciò che il testo unico in materia finanziaria richiede. Ma tutto ciò non avviene per tanti soggetti che operano come cambiavalute in altri paesi o come gestori di portafoglio in altri paesi. E quindi rispetto alla nostra attenzione riescono a sottrarsi nell'ambito del luogo in cui hanno operato, scegliendo sempre i paesi che sono meno forti dal punto di vista del controllo, della vigilanza, della legge. In quei paesi operano, entrano attraverso il cambio di valuta nel canale virtuale e movimentano quelle disponibilità a livello globale. Ecco che il fenomeno non lo si può affrontare guardando soltanto ed esclusivamente al nostro paese, che fa ciò che è possibile nel nostro paese, ma è un problema che richiede necessariamente collaborazione, cooperazione. Le UIF e le FIU tra di loro collaborano molto, ma non è sufficiente, perché in tanti paesi il problema valuta virtuale non emerge, tanto che riescono a costituire sempre nuove blockchain, le riescono a renderle operative e poi riescono ad affascinare con la loro capacità di occultamento gli investitori, il più delle volte quelli più spregiudicati, che hanno interesse a nascondere le loro disponibilità e quindi ad aggregare al loro interno coloro che hanno bisogno, molto spesso anche per risolvere problemi di riciclaggio. Giacomo, mi fermeremo momentaneamente qui, però sono pronto al secondo giro. No, ti ringrazio Federico, ringrazio il procuratore. Ovviamente devo dirti che
Il quadro che emerge, che dà conto di una complessità che, come dire, è condivisibile, per carità, però suscita uno sconforto, perché da un lato tu giustamente dai conto della necessità di una regolazione che deve essere necessariamente sovranazionale. Dall'altro, come dire, questa necessità ho l'impressione che non sia di facile risoluzione da un lato, e dall'altro impedisce di costruire probabilmente a livello nazionale dei modelli di cyber security molto più efficaci, perché in questo caso, come tu ci hai spiegato, come dire, il processo, il flusso delle transazioni nel passaggio da paesi molto più porosi arriva anche a noi, dove per certi aspetti questa porosità mi pare che sia altrettanto presente. In ogni caso, sentiamo in collegamento anche il professore Pasquale Troncone, che è professore di diritto penale e che oltretutto è attento anche alla tematica della cyber security e comunque delle criptovalute. Chiederei al professore Troncone di intervenire, non lo vedo, ma so che è in collegamento, di intervenire per darci conto di come uscire in maniera un po' più efficace sul piano della regolazione normativa da questa complessità che ha descritto molto bene il procuratore nazionale. A te, Pasquale, ci sei? Sì, buonasera a tutti, mi vedete? Io vi vedo. Sì, vedo, sì, adesso sì. Okay. Prego. Il procuratore ha fatto da apripista per un tema che il penalista teme oggi, perché è un tema che non ha una regolamentazione di carattere penalistico. Voi sapete bene che il diritto penale è governato dal principio di tassatività, dal principio di specificità delle condotte, degli eventi e degli oggetti materiali e giuridici. Vedete, voi parlate e noi parliamo di moneta virtuale senza sapere esattamente in che modo inserirla nell'ambito sistematico del diritto penale, perché non esiste una disciplina. Io, per la verità, dall'ultimo incontro ho fatto anche una veloce ricognizione dei significati che noi attribuiamo alla moneta. Moneta virtuale, a mio parere, è cosa diversa da criptovaluta. Si tratta di oggetti completamente diversi. La moneta virtuale è quello che noi oggi associamo ai mezzi di pagamento attraverso la rete, diversi dalla moneta fisica. Quindi facciamo riferimento ad un valore di carattere dematerializzato. Credo di aver capito questo. E sicuramente questo è preso in considerazione dal nostro legislatore, tant'è che ha assimilato al pagamento in moneta i pagamenti con strumenti diversi dalla moneta, ma che si rifanno comunque al parametro dell'euro. E quello è il problema. Cioè un euro che viene trattato in una forma diversa, quindi non in un supporto materiale, ma con un supporto virtuale. Ma è quella, cioè l'euro, cioè la moneta che è battuta dalla comunità, dall'Unione Europea, che viene riconosciuta negli Stati membri. La criptovaluta è cosa completamente diversa, è un oggetto che il diritto penale non conosce, perché sarebbe quello strumento di pagamento, moneta se vogliamo intenderlo, limitarlo semplicemente a questo concetto, come strumento di pagamento, che in realtà viene caratterizzato nella sua fisicità, nella sua definizione, nella sua qualificazione economica, attraverso una serie di dati che non sono noti a tutti. Quindi è quella moneta che viene detta criptata perché gli indici di identificazione sono noti soltanto a determinati soggetti che ne stabiliscono il valore e che ne consentono la circolazione. Allora, già la prima differenza da un punto di vista della tassatività è la differenza tra moneta virtuale, vale a dire la moneta ufficiale che circola in rete e che è strumento di pagamento ed è oggetto di transazione con beni o servizi, e la moneta criptata che ha un'origine completamente diversa, perché mentre la prima è regolata nella sua consistenza, nel suo valore, quindi nel suo valore intrinseco, da una banca centrale o comunque dalla Banca d'Italia,
L'altra moneta non ha un riferimento nella sua produzione e nella sua circolazione in un'istituzione superiore, in un'istituzione transnazionale che ne governi i valori. E quello è il problema. Ma in realtà noi troviamo, come dire, per converso, la conferma di quanto vi sto dicendo nel fatto che, ad esempio, nell'attendibilità della moneta, della criptovaluta come oggetto di scambio, noi non troviamo riferimenti nel codice penale, se non per analogia, ma voi sapete che l'analogia è vietata dal diritto penale. Dove? Qual è il centro di imputazione di questo valore? Nei reati di falso, nei reati di falsificazione della moneta, nei reati di falsificazione dei mezzi di pagamento, cioè di tutti quei reati che fanno riferimento all'articolo 453 del codice penale in poi. Ora, quando noi parliamo quindi di moneta virtuale, dobbiamo distinguere quella che è il mezzo dal valore intrinseco che si attribuisce a quella moneta. Noi non abbiamo la certezza né dell'uno né dell'altro. Ricordo a me stesso, perché l'ho letto, l'ho imparato in questi giorni, che una cosa è il mining, cioè quindi una cosa è la creazione della moneta virtuale, altra cosa invece è il trading, cioè è il trattamento e il trasferimento della moneta. Ma il problema che è al fondo di questa, chi ci dà l'attendibilità, il riconoscimento dello strumento nella sua capacità di relazione e nel valore intrinseco che quello strumento rappresenta? L'euro trova riferimento nei reati di cui vi ho detto, ma quando invece si tratta di una moneta diversa che non è riconosciuta come moneta dello Stato, noi non possiamo applicare quelle norme. Quindi vale a dire che tutte le falsificazioni delle monete virtuali, o meglio, non delle monete virtuali, ma delle criptovalute, che ripeto sono cose diverse, purtroppo non trovano una tutela penale. Perché la tutela penale, come noi sappiamo, è riconosciuta attraverso la previsione da parte del legislatore di un bene giuridico di riferimento cui appresta una norma che ne regola la conservazione, la tutela, la possibilità di scambio, l'utilizzazione e soprattutto la genuinità. C'è un altro problema che secondo me è molto importante e che si riaggancia a quello che vi dicevo. Se il diritto penale non riconosce quell'oggetto come oggetto di tutela, quindi la criptovaluta, nemmeno è possibile applicare, a parer mio, quelle che sono le norme di carattere processuale che attengono a tutta la parte relativa ai sequestri. Il procuratore Cafiero ce lo insegna, sequestri preventivi, sequestri probatori. Che cosa andiamo a sequestrare? Qual è l'oggetto materiale del sequestro che è legittimato soltanto per essere il prezzo, il profitto, il prodotto del reato? O l'oggetto stesso del reato quando noi non conosciamo chi sia il detentore di quella codice criptato del blockchain che dà vita alla criptovaluta? Ripeto, questo problema è cosa diversa dalla moneta virtuale, perché i mezzi di pagamento che passano attraverso la rete sono tutelati così come è tutelato l'euro, è la traduzione in rete dell'euro. Una cosa diversa è la moneta, è la criptovaluta, è la moneta criptata, perché noi lì non abbiamo una banca che detenga il controvalore di quella moneta così come per l'oro e l'euro. Lì non abbiamo una banca. Abbiamo i cosiddetti wallet che dovrebbero essere, che cosa? Semplicemente i parametri di riferimento per legittimare l'uso di quella moneta. Io leggevo che le monete virtuali che circolano, per mia ignoranza pensavo che il Bitcoin fosse particolarmente diffuso e avesse una capacità di riproduzione illimitata, ho scoperto che così non è. Esistono 15.000 monete di criptovalute, 15.000 criptovalute che si affiancano al Bitcoin. Quindi noi dobbiamo immaginare anche questa capacità di produzione, il cosiddetto mining, di queste criptovalute che sfuggono ancora una volta a tutti i meccanismi di controllo preventivo che dovrebbero essere fatti, così come la Banca d'Italia fa rispetto all'euro. E allora il tema perché diventa importante?
perché quando andiamo a leggere gli ultimi decreti legislativi e anche quello relativo alle norme che hanno modificato alcuni reati di riciclaggio, noi ci troviamo di fronte a definizioni che in realtà sono definizioni del tutto analogiche rispetto alle criptovalute, ma che non possono valere per le criptovalute, valgono per le monete virtuali, tant'è che il decreto legislativo che definisce la moneta virtuale è il 125 del 2019. Quando si va a leggere all'articolo 2.qq moneta virtuale, voi lì ci trovate la moneta come oggetto, come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi, ma non ci trovate qui la criptovaluta, che è cosa diversa. Trovate la moneta virtuale che trova la sua legittimazione, il suo riscontro nell'euro, che è la moneta legale che circola nell'Unione Europea. Insomma, per dirla, per farla breve, senza una previsione espressa delle criptovalute, ma soprattutto delle qualificazioni giuridiche che devono servire a identificare le criptovalute, il regime di circolazione, il regime di creazione, il regime di destinazione, il regime che consenta la conservazione dei valori e dell'attendibilità intrinseca del valore della moneta. Noi non ci troviamo di fronte a quella moneta che è definita dal codice penale come mezzo di scambio, ma ci troviamo di fronte ad un oggetto che è completamente diverso, tant'è che il procuratore Cafiero citava correttamente una sentenza della Suprema Corte che io vi ho citato la volta scorsa, che nel momento in cui, questo vi dissi, è una sentenza della Corte di Cassazione che è assunta in una fase cautelare, quindi è sul riesame che era stato proposto, quindi non abbiamo ancora una sentenza di merito. Questa sentenza esclude la possibilità di definire la criptovaluta e che cosa fa? Utilizza il testo unico della finanza per qualificare giuridicamente la criptovaluta come mezzo di investimento. E allora voi già da questo assumete per certo che non esiste una regolamentazione specifica. E se nel diritto penale non esiste una regolamentazione specifica, ma vi è soltanto un rimedio di carattere analogico, tutto questo può servire al civilista, ma non può servire al penalista. E ancora di più non può servire alle indagini che si fanno in materia penale, perché purtroppo le indagini non hanno come punto di riferimento un oggetto giuridico definito che possa essere regolato, sanzionato e le cui condotte possono essere punite secondo il diritto penale italiano. Grazie Pasquale, grazie professore Troncone. Se lo sconforto emergeva prima, adesso è ancora più forte. Quindi mi sembra che, come dire, stiamo andando da un lato in maniera molto forte a chiarire la dimensione della complessità della questione e dall'altro però, a maggior ragione, a me sembra che le istituzioni, in questo caso la Procura Nazionale, direi anche gli intelligence e i rappresentanti delle investigazioni, ancora di più devono farsi sentire perché il legislatore intervenga. Io credo che questo sia un punto nodale, atteso che l'allarme che lanciava il generale Manolfi prima riguardo dell'utilizzo delle risorse PNRR in qualche modo costituisce un allarme importante, fondamentale, perché ormai già siamo dentro la pianificazione delle priorità e la implementazione. Allora, due cose. La prima, se ci sono domande, gentilmente potete cliccare sulla manina e io non faccio altro che trasmettere le varie richieste. Se in attesa che qualcuno maturi qualche domanda, direi di ritornare al dottor Zorzi, caro Francesco. Ecco. Bisogna che allora tu ci spieghi un po', attese queste giustissime e legittime distinzioni, se io capisco bene, tra moneta virtuale e criptovaluta e l'esigenza di una regolamentazione, ma mi chiedo anche, come dire, la possibilità in questa fase di transizione, fino a che non avremo un Parlamento che sarà sensibilmente attento a capire
qual è la gravità della questione, com'è possibile costruire anche delle indagini e intervenire in termini di gestione della sicurezza sulla montagna di transazioni che di fatto si realizzano giorno dopo giorno, perché qui non stiamo parlando più di migliaia, stiamo parlando di milioni. Se consideriamo il livello mondiale parliamo pure di qualche miliardino. Allora, ci puoi far capire voi che siete più dentro anche sul piano del governo informatico che cosa sta accadendo sia nel dark web che per quanto riguarda le transazioni che vengono alla luce del sole? Sì, allora, poi prima... Francesco, ti abbiamo perso. Francesco, ti abbiamo perso. Pronto? Francesco? Ti abbiamo perso. Ecco, adesso okay, sì. Eccomi qua. Accennavo che volevo fare un accenno al discorso del Kazakistan dopo, perché era una cosa un po' più, diciamo, latere. Allora, per quanto riguarda il quesito, allora, la tendenza è la seguente. Premesso che le capacità investigative sulle criptovalute, qualunque esse siano le criptovalute, sono molto molto articolate. Perché? Perché la natura dell'esistenza della criptovaluta, da cui deriva il termine appunto cripto, è basata sulla crittografia come logica di generazione, ma di fatto poi sono semplici transazioni concatenate che sono tra virgolette anche... ogni criptovaluta ha la sua blockchain, dunque sono tra virgolette anche pubbliche. Tolte quelle criptovalute che hanno un'ottima gestione, si prestano bene all'anonimizzazione della gestione dei tracciati, tipo Monero piuttosto che altro, le principali criptovalute, quelle più anche diciamo facilmente monetizzabili, e qui entra in gioco il punto chiave nell'ambito dell'indagine e di efficacia di un sequestro, sono quelle da, tra virgolette, su cui puntare in primis, mi spiego. Oggi come oggi, se io sono un'organizzazione criminale, dunque, e quindi iniziamo a parlare anche di Darknet, se io sono un'organizzazione criminale, vado a puntare come veicolo per una garanzia veloce, non certo per un investimento, non certo per un, tra virgolette, deposito a lungo termine, o tutte quelle cose che si propinano, diciamo, al pubblico privato spesso volentieri, vado a puntare su criptovalute che sono effettivamente monetizzabili e che la loro fluttuazione in termini di controvalore economico sia accettabile. Dunque vado a puntare su quelle cripto, esempio il Bitcoin, esempio l'Ethereum, piuttosto che altro, e su quello articolo, ad esempio, il mio sistema, il mio meccanismo di riciclaggio, piuttosto che il mio meccanismo di trasferimento e offuscamento di capitali, dunque mixing, ad esempio, c'è ad esempio il generale Mainolfi, piuttosto che altro. Diverso invece è l'utilizzo dell'utilizzatore, chiamiamo finale, quell'utilizzatore finale che utilizzava le criptovalute in darknet per comprare stupefacenti, documenti, banconote, identità o altro, rimane e rimarrà. Qual è il problema pratico? Che quella tipologia di utilizzatore è un utilizzatore che usa lo strumento criptovaluta per gestire e rallentare o rendere poco efficace la capacità investigativa rispetto a un acquisto che nasceva già orientato, ad esempio, a un acquisto criminale, dunque Darknet ha orientato l'ambito criminale. Questo tipologia di mercato ha preso una sferzata molto forte perché con la costruzione e lo sdoganamento, tra virgolette, delle criptovalute in termini di trend, di moda, eccetera, eccetera, si sono accesi dei riflettori su dei sistemi che prima erano molto più semplici, e qui entriamo in gioco sul piano di indagine. Prima, se avevo un mixer che praticamente prende, spezzetta e mescola criptovalute per poi andare a gestirmi la pulizia di queste criptovalute, veniva utilizzato da quell'utilizzatore, che faceva un esempio in modo semplicistico, ma c'erano anche meno strumenti per poter andare a gestire il tutto. Ora, con la necessità soprattutto di fronteggiare chiaramente capitali molto più importanti in valuta sovrana, gli strumenti che vengono dotati di antiriciclaggio o di controllo e verifica da parte di exchanger
sono gli stessi strumenti che utilizziamo nell'ambito di indagine. La Digital Forensics ha sviluppato tutte queste logiche di strumento che poi sono diventate strumenti di controllo, ad esempio di tutela per quelle aziende, vedi ad esempio Exchanger o altro, che vanno a utilizzare lo strumento criptovaluta per fare un diretto profitto. Ora, qual è il punto chiave? Gli strumenti ci sono, le modalità ci sono, non è una passeggiata, però non è tutta questa difficoltà, con una grande differenza, che le criptovalute in termini di tracciabilità sono meravigliose, hanno nella maggior parte le primarie, dunque Bitcoin, Ethereum e altro, hanno una capacità di tracciabilità quasi completamente totale all'interno della blockchain, se non completamente totale. I punti dove noi perdiamo la tracciabilità sono proprio questi intermediari, questi exchanger e altro, che tuttavia non hanno territorialità. E qui mi riaggancio al ragionamento e riferimento fatto dal procuratore. Dal punto di vista pratico, definire la territorialità di determinate operazioni per poi andare ad esempio a definire le operazioni di segnalazione operazione sospetta, dunque le SOS, è una logica che prescinde la disponibilità da parte del soggetto, dunque in questo caso facciamo un esempio l'exchanger, di prestarsi a questa attività. Se no, quali sono gli elementi che permettono di capire che vi è stata una transazione o comunque quella transazione aveva un interesse o impattava sull'Italia, per esempio? Non ci sono questi elementi. E qui entra in gioco l'unico metodo, diciamo, che si è dimostrato attualmente valido, quello applicato negli Stati Uniti, per esempio, in accostamento con gli US Marshall per quanto riguarda la monetizzazione dei sequestri, che è quello di dire, ok, tu vuoi costruire la tua piattaforma e vuoi essere un exchange, benissimo. Anche se il quadro normativo e tutto l'insieme di strutture, soprattutto anche di logica investigativa, è in divenire, e lo sarà sempre perché le criptovalute sono molto dinamiche nella creazione, voi ne citavate 15.000, ma in realtà ce ne sono veramente molte di più. Dal punto di vista pratico, però, io vincolo la tua presenza, la tua disponibilità, la fruibilità del tuo servizio, perché in quel momento è l'exchanger che fa la differenza. Quello che dà il valore alla criptovaluta reale è chi la va a cambiare. Perché? Perché mentre noi siamo abituati a vedere la criptovaluta come, ok, un bitcoin vale x decine di migliaia di dollari, di euro, quello che è, in realtà il mercato del riciclaggio fa una valutazione di valore, di prezzo, appunto sulla base di come quella criptovaluta specifica, come anche il singolo bitcoin o la singola frazione di quel bitcoin sia cambiabile o no, in quanto ha una storia più o meno, tra virgolette, riconducibile ad attività criminali. E qui entra in gioco quella logica di rating, che è la stessa che nelle indagini si applica per andare a ricondurre l'origine, ad esempio, di quella criptovaluta, dove è nata, come si è mossa, da dove è nata, che perde molto nell'aspetto di quello che abbiamo definito il mining, dunque quella fase di costruzione, perché di fatto il mining, soprattutto sulle criptovalute, diciamo, tendenzialmente strutturate, vedi ad esempio il Bitcoin, è una cosa non di molto interesse su questo ambito, né di indagine né altro, perché pensiamo a quante criptovalute possiamo minare oggi, e qual è la complessità, dunque l'apporto energetico per minarle. Il problema del Kazakistan, e qui diciamo gioca a puntino, è che quel consumo energetico non è solo quello del mining, cioè del minare, ma è il consumo per andare a gestire quelli che sono i nodi che dunque fanno sì che quella struttura, cioè ad esempio quella determinata blockchain piuttosto che altro, riesca a essere solida, a essere rapida e ad essere efficiente. E se andiamo a vedere da dove venivano la maggior parte di questi comparti che improvvisamente hanno iniziato hanno trasformato il Kazakistan, se non sbaglio, la seconda, tra virgolette, nazione più, diciamo, popolata, è il fatto che questi derivavano da una movimentazione proveniente dalla Cina che, quando ha capito, diciamo, l'anda, ha iniziato a far spostare tutte queste realtà, e queste realtà, da come sono spostate dalla Cina e Kazakistan, adesso si stanno rispostando anche in paesi dove l'energia non è necessariamente conveniente, perché le criptovalute stanno allo stesso tempo facendo il secondo salto, che non è più quello dell'elaborazione, dunque del mining basato sull'elaborazione, ma altre logiche di strutture, di concetto, che basano ad esempio sulla riserva, sulla provvista.
e di conseguenza si va a perdere l'impatto energetico perché si va a introdurre altre tipologie di, diciamo, di logiche per la produzione. Perché? Perché le criptovalute, dal primo momento in cui viene generata una criptovaluta, in generale, facciamo ad esempio Bitcoin, si sapeva esattamente qual è il numero totale dei Bitcoin che si potevano coniare, creare, minare. E allo stesso tempo, se noi andiamo a guardare qual è il quantitativo di circolante che viene, tra virgolette, cambiato e scambiato agli exchanger per euro, sia che sia trading, sia che siano cambi in generale, scopriamo che questo circolante è una quantità molto, molto ridotta. E questa riduzione è molto importante sull'aspetto, diciamo, di studio criminale. Perché? Perché ci mette sempre di più la visione di come la criptovaluta sia effettivamente uno strumento. A mio parere è uno strumento solido, perché, diciamo, la falsificazione di criptovaluta è, diciamo, la possibilità di falsificarla ne determinerebbe la completa distruzione, nel senso perderebbe un evento di double spending, distruggerebbe totalmente il valore da adesso a un minuto di tutta quella criptovaluta, anche Bitcoin, cioè varrebbe zero se si trovasse un double spending in un minuto. Dal punto di vista pratico, però, entra in gioco l'ambito criminale e si va a vedere che molti di questi exchanger in realtà hanno ricevuto a monte una provvista economica, cioè, e vengono spesso volentieri, sono realtà che pagano più euro, pagano più dollari, pagano più yuan rispetto, tra virgolette, a quelli che potevano aver generato dalle proprie provviste, dai propri servizi. E qui entra in gioco la tecnica investigativa, che a mio parere non solo si stanno sempre più affinando, ma di fatto anche i risultati alla mano portano poi a consistenti, diciamo, a sequestri consistenti piuttosto che altro. Dunque, da un lato vi è la necessità di conoscere meglio diciamo, questo strumento, questa tecnologia, che in realtà non è tutt'altro che complessa, è solo una base matematica crittografica, però di fatto come concetto è abbastanza, diciamo semplice. Dall'altro punto di vista, regolamentare tutti quei soggetti che permettono di fare quei salti, e qui mi richiamo anche l'esempio sempre del procuratore, tra ad esempio differenti criptovalute, che chiaramente sono tecniche di, diciamo, offuscamento e che rendono complicate la struttura delle indagini. Però dal punto di vista pratico, di un'indagine tecnica effettiva, come già dimostrato anche grazie all'arrivo dei sequestri finali, obiettivamente sono molto più comode da tracciare, da gestire rispetto a una moneta tradizionale. Cioè, se io trovassi una valigetta con 5 milioni di euro in contanti, farei fatica a capire, a parte dei seriali e tutto un insieme di cose. E criptovalute posso vedere tutto ciò che hanno fatto. E dunque anche la modalità di monetizzazione da parte dello Stato a fronte ai sequestri, secondo me sia il BaFin tedesco, però anche gli US Marshal statunitensi o altro, hanno trovato quella strada corretta, che alla fine è una regolamentazione, ma quella funzionerà solo e solamente se andiamo a vincolare chi va a cambiare quei capitali con le valute fiat e di conseguenza quelli che sono gli exchanger. Questo è, secondo me, diciamo, quello che è il panorama. Per il discorso energetico, in realtà è un problema che si sta portando avanti una fame, diciamo, energetica strutturale del calcolo, che deriva dalla necessità della rete di essere alimentata. Però più la rete si sviluppa, e comunque è già ormai molto sviluppata, più sarà impossibile ragionare in una logica localizzata. Noi non potremmo mai pensare che, diciamo, la banca X può vendere criptovalute se fa questo determinate, se soddisfa determinate condizioni. Perché? Perché ci sarà sempre qualcun altro dall'altra parte del mondo che fornirà quel servizio, sempre tramite internet più che altro, diciamo ignorando completamente i doveri, come ad esempio sono le SOS, come sono il KYC, cioè il conoscere il cliente, l'identificazione. Provate tutti a crearvi un account in un exchanger, ci mettete sì e no 2 o 3 minuti, anche con una fotocopia di un documento, che può essere la fotocopia in cui c'è Pippo, Bruto e Paperino. Questo è il problema reale. Sì, questo è il mio quadro, insomma, poi non so, ci sono quesiti. Sì, Francesco, un quesito c'è, è arrivato da Simona, e chiede: ma quanto costa la creazione e la manutenzione di una criptovaluta a base blockchain in Italia?
Beh, allora, la creazione di una criptovaluta, immaginiamoci che vogliamo creare adesso la criptovaluta a Pippo, la creazione costa niente, nel senso che sono dei sorgenti, diciamo, va compilato un sorgente, viene scelto uno degli algoritmi, che diciamo si possono trovare un'infinità di algoritmi, e basta, è creata. Una volta che viene, diciamo, si inizia a generarla, la si deve registrare, in sostanza, cioè si deve propagare come rete, però il costo in sé per sé non è nulla. Il costo diventa importante quando man mano che io vado a scoprire nuove monete, questo mining non è altro che fare un calcolo. Man mano che io faccio un calcolo, trovo una moneta, due monete, tre monete, eccetera, eccetera, più vado avanti, più è difficile questo calcolo. Nel caso del Bitcoin è diventato, tra virgolette, famoso quando il calcolo era abbondantemente avanti in termini di quanti Bitcoin erano stati ampiamente scoperti e altro. E questo è quello che trae in inganno molti, tra virgolette, persone attirate dal facile guadagno, che non si rendono conto che quel guadagno non è dato dal fatto che il Bitcoin prima valeva un centesimo, adesso vale 40.000 euro. La realtà del fatto è che il guadagno tra oggi e 5 mesi fa e un anno fa è dato da come ci sia stato, uno, un volume di denaro che si sia riversato su quell'ambito, due, qualcuno che ha dato ancora prima quel denaro per far sì che l'investimento funzionasse e guadagnasse, in quanto il valore effettivo oggi è deciso, cioè ogni exchanger decide a quanto cambiare, nessuno lo può vincolare. E questa è una cosa che pochi, diciamo, comprendono finché non si addentrano. Questo significa che io posso avere anche un valore medio di X, ma poi devo avere che quel valore di X sia rispettato, e non è sempre così. Viceversa, posso avere invece degli exchanger criminali che vanno a vendermi criptovaluta sporca, per capirci, e dunque io un Bitcoin, per capirci, facciamo finta che un Bitcoin valga 40.000 euro, un esempio pratico, ma quel Bitcoin non è un Bitcoin, è quel Bitcoin. Quel Bitcoin magari, se io faccio un'analisi, vale, se no, 10.000 euro. E quei 10.000 euro è dato al fatto che è composto da parti sporche, è stato coinvolto in crimini già identificati, eccetera, eccetera, eccetera. E di conseguenza il 90% di quelli che vanno e comprano sulle varie piattaforme un po' meno serie, comprano quel Bitcoin e poi iniziano a fare quel trading. Ma il trading non lo fanno nella blockchain, lo fanno all'interno di quell'exchange. Il valore che ha quella criptovaluta sporca rimane quello. E questo è un problema, è il motivo per cui vi è un'estrema perdita di denaro nei confronti dell'ambito, diciamo, di trading effettivo, tolte le truffe, perché molti trader e piattaforme di trading collassano perché poi sono gli exchanger a valle che non gli danno più i soldi, perché di fatto si riempiono di criptovaluta sporca e tecnicamente parlando quel valore è praticamente zero. Ci sono delle criptovalute che possono anche non essere minimamente cambiate perché sono troppo rischiose. Se prendessimo delle criptovalute reduci dall'operazione sulla Colonial Pipeline statunitense del gruppo criminale DarkSide, per esempio, qualunque criptovaluta che sia rimasta in circolazione, se io domani avessi anche quei 10 bitcoin e provassi a cambiarli in qualunque exchanger sul mercato, anche nero, nessuno mi darebbe neanche mezzo dollaro. Questo è il concetto pratico. Francesco, un'altra domanda, mi rivolgo a te perché ovviamente qui le domande arrivano con richieste molto specifiche. Dunque, premesso che i miner, oltre a consumare energia, sfruttano anche la rete internet nazionale per connettere le loro macchine alla community, è possibile tracciare queste persone tramite le backdoor che si aprono verso server esterni? Allora, su quell'aspetto delle backdoor non l'ho ben compreso. Dal punto di vista del controllare diciamo, il Cioè, mining se è possibile tramite tracciare coloro che tramite le backdoor si aprono verso server esterni dal momento che appunto sfruttano anche la rete internet nazionale. in realtà tutte le criptovalute sono tracciabili per la loro natura. Dunque, per capirci, se io volessi capire da do dove è stato minato un determinato centimillesimo di Bitcoin, un Satoshi, l'unità più piccola, che compone una transazione, certo che lo posso vedere dove è minato, ma è già pubblico questo, non vi sono backdoor o altre cose. Dunque, non, la tracciabilità, essendo pubblica la blockchain, questa catena. Cioè, per capirci, Bitcoin ha una blockchain che è la blockchain di Bitcoin. Ogni transazione è scritta lì.
Se io, diciamo, oggi compro un bitcoin, quel bitcoin molto probabilmente ha una storia, salvo che invece non compro un bitcoin, diciamo, da quando è stato minato, pulito e altro. Ma, come dicevamo prima, il 99,9% del circolante è lo stesso quantitativo di bitcoin, sono sempre quelli che girano. La loro storia è scolpita, di conseguenza io oggi posso vedere tutto quello che è stato fatto da quando sono quando è nata quella frazione. Fra 10 anni potrò fare lo stesso, perché la blockchain in sostanza non è altro che un sistema di notarizzazione basata sulla crittografia, dunque in sostanza ogni transazione è scritta e ogni scrittura non è cancellabile, non è alterabile. Di conseguenza, questo è il valore della criptovaluta. Il motivo per cui la criptovaluta è scelta, soprattutto ad esempio in ambito criminale, come solidità di trasferimento, è dato proprio dal fatto che vi è una irreversibilità della transazione. Perché? Perché quando io faccio una transazione, io prendo un tot di un blocco precedente, lo scrivo in questa, vedetela come una lista in pratica, una catena, e dunque ogni passaggio include un punto precedente e il nuovo punto di passaggio. Questa tracciabilità permette di poter tracciare ogni transazione. E qui ci sono tecniche, ad esempio, il dusting, piuttosto che i mixer, che vanno a spezzettare proprio per andare agire contro queste logiche di tracciabilità. Il mercato criminale, dunque in Darknet, se dovevate comprare un documento falso, in Darknet qualunque portale vi diceva: ok, prima di trasferirmi quella criptovaluta che ti sei cambiato come volevi, falla passare in un mixer, perché sennò ti beccano subito. Dal punto di vista pratico, con l'esplosione del Bitcoin e dell'Ethereum, in particolare del Bitcoin, i mixer hanno perso di valore e sono iniziati a evolversi soprattutto in piattaforme di mescolamento, che sono non altro che gli stessi exchanger versione criminale, che in sostanza fanno transazioni fuori dalla blockchain. Esempio, io ho un Ethereum, lo do a lei. Lei, obiettivamente parlando, mi dà un Bitcoin, non è così, il corrispondente in Bitcoin in quell'istante, e in questo momento qui, in nessuna delle due blockchain vi è l'evidenza di questo passaggio Ethereum-Bitcoin. Poi lei, l'Ethereum che gli ho dato, lo rivenderà a qualcun altro, e io il Bitcoin che ho ricevuto lo rivenderò a qualcun altro. Queste sono, ad esempio, in modo molto semplice, le tecniche. Però la tracciabilità è totale. Assolutamente, cioè non servono, diciamo, artifici, serve tecnologia, nel senso serve elaborazione e capacità di memorizzazione, perché bisogna fare un'attività che si chiama buffering, dunque la registrazione di tutte le transazioni, tutti i movimenti dei vari blocchi nel blockchain, che sono centinaia e centinaia di milioni, di conseguenza è un problema tecnico tutto qua. Dunque, approfittando della presenza sia del procuratore nazionale antimafia che del generale Mainoffi, allora io ti chiedo, tu che cosa suggeriresti al procuratore nazionale perché si faccia interprete presso il legislatore di affrontare quel tema della regolazione o regolamentazione di cui parlava prima il professore Troncone, però? Sì. Allora, in primis, paradossalmente, proverei a guardare cosa hanno fatto quelli che sono i paesi che spesso sono i più duri da gestire in ambito di indagine. Vediamo Malta. Malta, ad esempio, è stato uno dei primi paesi a regolamentare le criptovalute in modo abbastanza ampio. Ora, la regolamentazione dovrebbe essere basata in un ambito chiaramente giuridico, e lì non entro nell'ambito, ma soprattutto in un ambito tecnico. Esempio. Io il mio problema devo conoscerlo, dunque devo capire che le criptovalute in sé per sé non hanno anonimato, perché le transazioni sono scritte. L'anonimato è chi ha il wallet. E siccome per creare un wallet non devo andare a chiedere niente a nessuno, posso crearmelo da solo senza nulla, cioè basta solo che mi scarico il codice, me lo genero il wallet, lo inserisco nella blockchain, e lì ci posso mettere milioni, miliardi milioni, miliardi di euro, dollari in determinate criptovalute. Ora, per fare questo, cosa ho il mio problema? Il mio problema è come ottengo questa provvista. Allora, il criminale la provvista la ottiene da criminale, ma il criminale ha bisogno del mercato pulito. Dunque, in primis, una regolamentazione che vada ad obbligare quelli che sono gli exchanger che servono su il pubblico, tra virgolette, del nostro paese, come hanno fatto molti altri paesi. In sostanza non è prerequisito che siano in Italia, ma che se io ho un portale
e questo portale lo devo rendere visibile, ad esempio in Italia, ho tutte quelle misure di mitigazione e inibizione che vengono applicate nell'ambito, ad esempio, pedopornografico, o ad esempio la Consob richiede l'inibizione dei siti truffa, eccetera, eccetera. Ecco, la stessa cosa fatta sugli exchanger come condizione di autenticazione è già un bel punto. L'altro punto sarebbe introdurre un obbligo di know your customer, cioè il KYC deve essere reale. Se un exchanger ha un KYC, tra virgolette, blando, in sostanza io vado davanti a una fotocamera come sono adesso e posso aprire il conto, ma se io adesso prendo questa registrazione, prendo te in questo momento che ti vedo, registro la tua faccia e simulo questa registrazione in una webcam, apro un conto a tuo nome. Ora, questo non deve poter succedere. Molti stati hanno creato dei vincoli tali che hanno comportato per alcuni exchanger, senza far nomi, il fatto che se voi andate su quell'exchanger vi dice: ok, se siete cittadini americani non potete andare su questo sito, andate su quell'altro sito che è quello che assolve tutti gli obblighi. Ora, queste logiche sono necessarie perché noi, per quanto possiamo vincolare, bloccare, inibire portali, è chiaro che un exchanger non cambia portale da un giorno all'altro, dal punto di vista pratico. Di conseguenza, l'inibizione è un buono strumento, è un buon cappio, a mio parere. Non è una censura in assoluto, è una condizione sine qua non che per poter dare questo servizio deve soddisfare determinate regole. La prima è un KYC, dunque un'identificazione effettiva. La seconda è la comunicazione dei dati fiscali dei soggetti che intestano i wallet. La terza, che è quello che già fanno praticamente la maggior parte degli exchanger, il vincolo unitario per quanto riguarda l'identità digitale. Cioè, gli exchanger paradossalmente applicano un principio di identità. Se io provassi ad aprire 10 conti su Kraken con la mia faccia, il loro sistema ha una buona biometria e mi direbbe: ne hai creato uno, tutti gli altri 9 te li scarto. Perché? Perché per evitarsi problemi, a loro volta, hanno dei sistemi di valutazione effettiva delle immagini, degli elementi e altro molto efficaci. Di conseguenza, l'esempio pratico sarebbe definire delle linee guida sulla KYC, cioè su chi hai davanti, è un'azienda o è un privato. Implementare lì l'obbligo della segnalazione di operazioni sospette che loro, tra virgolette, già avrebbero nei sistemi di due diligence per evitare che gli rifilino criptovalute farlocche, attualmente lo hanno già, e di conseguenza questo genererebbe dei tracciati molto più consistenti rispetto alle segnalazioni che avevamo visto. Poi, a mio parere, un'efficacia del sequestro, dove se io ho un fondo, a me è capitato in molte indagini, dove da un lato avevamo professionisti, dunque wallet e altro, e abbiamo, diciamo, decodificato, trovato e altro, e portato a casa le criptovalute. Dall'altro invece abbiamo degli ammontari di milioni anche di criptovalute, di controvalore economico fiat, su portali come ad esempio exchanges che magari hanno bloccato per qualche ragione oppure li hanno lì disponibili. Creare delle regole di trasferimento. E qui io seguirei sia la BaFin tedesca piuttosto che diciamo la logica statunitense. Se non vogliamo fare le aste come fanno gli Stati Uniti, iniziare ad avere un exchanger che è qualitativamente valido e che mi fa da convertitore sarebbe una bellissima cosa, anche perché poi quell'exchanger avrebbe un beneficio ancora più valido, diciamo, come presenza sul mercato, e avrebbe in un mercato come la criptovaluta, nel caso dell'Italia, una posizione predominante su uno strumento che nessuno si può illudere che domani sparirà. Ci sono troppi investimenti proprio tecnici anche a riguardo. E di conseguenza la regolamentazione, secondo me, potrebbe trovare prima di tutto delle logiche tecniche che aiuterebbero sia da un punto di vista di indagine, sia di mitigazione, ma anche di cambio e presenza. Poi l'uso non è possibile bloccarlo, ma neanche vincolarlo, perché l'uso della criptovaluta non risente della territorialità. Io oggi posso fare un trasferimento di criptovaluta e nulla di quel trasferimento avverrà nel territorio italiano. E questo aspetto però è intrinseco a quel sistema, a quello strumento. Dunque io agirei sull'exchanger come regolamentazione e come la generazione di quelli che sono i tracciati, dunque quelle che sono per noi le SOS. Per la cronaca, facendo un sondaggio, poi mi taccio, di indagini che ho seguito personalmente, la quantità di soggetti che poi hanno associato all'uso di criptovalute in ambito criminale quello che è invece il furto di identità
è quasi il 100% delle casistiche. Dunque anche lì dobbiamo imparare a vedere come gli Stati Uniti hanno affrontato il furto di identità. Loro erano già maturi a riguardo, perché avevano già la logica di identità digitali ben strutturata. Noi ci stiamo approcciando all'utilizzo di identità digitali, vediamo lo SPID, da poco tempo. E questo poco tempo è molto pericoloso, perché come dicevo all'inizio del mio intervento, il primo intervento, attenzione che il crimine ha fame sia di capitali freschi, ma di identità. E oggi come oggi, se io prendo 100.000 soggetti che mi hanno fatto un investimento su una piattaforma e magari gli ho dato anche qualcosa, obiettivamente queste 100.000 identità sono quelle stesse 100.000 che con un money transfer potrò utilizzare per spostare milioni e milioni ogni singolo mese. Questo è uno dei problemi, ad esempio, concreti. Scusa Francesco, ti faccio una domanda forse naif, ma questa funzione exchanger potrebbe svolgerla la Banca d'Italia? Non credo, nel senso, cioè sì, la risposta è assolutamente sì, sarebbe stupendo, non credo per una ragione, diciamo, di reattività in un certo senso, sicurezza, perché gli exchanger hanno delle logiche di sicurezza informatica estremamente alte e queste logiche di sicurezza hanno dei tempi e delle modalità molto, cioè delle proceduralità molto molto snelle. Però dal punto di vista pratico sì, potrebbe assolutamente farlo. È un investimento dello Stato, voglio dire. Sì, il problema è che è un investimento di volontà politica. È un investimento che non, cioè diciamo che per una realtà, cioè, se noi andiamo a vedere chi sono gli exchanger che dominano nel mercato, vediamo realtà che si sono nate dal nulla, però i soggetti che sono all'interno hanno dei controinteressi abbastanza forti nell'ambito della sicurezza. Lo Stato, secondo me, dovrebbe, diciamo, sviluppare un effort talmente importante, talmente continuativamente importante, che rende difficile poi concretamente mantenere un exchanger nel vero senso della parola. Però che lo possono fare, sì, cioè tutti noi possiamo creare un exchanger, obiettivamente parlando. Il problema cos'è? Che se io domani creo un exchanger a livello teorico, poi lo rendo reale e vivo, lo faccio lavorare come hanno fatto tanti ragazzi che sono anche oggetto di indagine spesso e volentieri, però obiettivamente parlando, nel momento in cui l'ho creato, il problema è dopo è mantenerlo sicuro. Il costo maggiore è mantenerlo sicuro, cioè se dovessi pensare oggi come oggi è dover vedere che criptovalute ti entrano, dunque fare delle due diligence molto valide per evitare di andare in bancarotta, perché nessuno me le cambierebbe, e dall'altro punto di vista devo io essere un attore che nel mercato continua a scambiare, dunque vedere poi la Banca d'Italia che va a fare trading effettivo, trading nel senso vero e proprio della parola, delle cripto, per potersi sopravvivere, sarebbe stupendo, saremmo veramente rivoluzionari. Però diciamo sarebbe una buona cosa, secondo me, se la Banca d'Italia diventasse più che un exchanger, una istituzione, come si dice nel gergo, di custody. Allora lì sì, perché lì significherebbe sapere che la Banca d'Italia cambia e accetta e gestisce determinate tipologie di criptovalute. Però anche lì ci vogliono degli investimenti per vedere che in quel momento, appena io se io creassi quella struttura, dopo un minuto avrei tutte le organizzazioni criminali interessate a cambiare denari e ripulirli da noi, diciamo. Però insomma si può fare, sicuramente sì. Molto chiaro, vuol dire che si creerà un'agenzia di intelligence con una banca ad hoc. Allora, mi rivolgo adesso al procuratore nazionale, anche perché so che ha pochi minuti, deve andare via. Intanto c'è una domanda che viene fatta da un giornalista della TV svizzera, Federico, è rivolta a te. E dice Mattia Pacella, è un giornalista svizzero che è collegato e ci sta ascoltando, dice: la Svizzera oggi è uno dei paesi più liberali nell'ambito delle cripto. Molti soggetti italiani operano nella Svizzera italiana e non solo in questo settore, con i rischi di riciclaggio che ben diciamo sono stati sottolineati. Ci sono, a conoscenza del procuratore, inchieste che coinvolgono cittadini italiani in Svizzera?
È un fenomeno questo già nei radar dell'autorità antimafia italiana? Ecco, Federico, questa è una domanda che viene rivolta direttamente a te, per cui ti chiedo, diciamo, ti chiedo esattamente anche di rispondere a questa suggestiva ipotesi di un'agenzia di intelligence che verrebbe creata ad hoc con una struttura di banca collegata per svolgere questa funzione di exchange. Perché sostanzialmente una cosa è chiara, e voglio dire, è anche la funzione di questi webinar che il master che io dirigo svolge da un bel po' di tempo a questa parte, cioè la funzione di acquisire informazioni, capire, conoscere. Il mondo della ricerca ha valore solamente se innanzitutto si interroga, approfondisce e poi produce policy, produce ovviamente indicazioni di soluzioni. Ecco, noi facciamo questi webinar, lo dico anche a chi si è collegato per la prima volta stasera, lo facciamo con questo spirito e lo abbiamo fatto per tanti altri argomenti. Penso per esempio all'intervento che il procuratore nazionale antimafia ha fatto ultimamente sul codice rosso, mutuando il tema del codice rosso dalla violenza sulle donne, applicandolo esattamente alla questione dell'usura, che è uno dei temi che abbiamo affrontato in questi due anni di pandemia forzata. E quindi, ecco, questa è la funzione un po' che ci stiamo dando a questi webinar, e credo che il master abbia questa rilevanza proprio perché in fondo consente anche a chi vi partecipa di acquisire aspetti informativi, flusso di comunicazioni e informazioni che diversamente forse non riuscirebbe ad avere. Quindi, attese queste, diciamo, necessità, Federico, tu uno, che cosa rispondi al giornalista svizzero? E due, come ti sollecita questa idea di proporre eventualmente al legislatore di darsi da fare per la creazione nel nostro paese di un exchange che svolga queste funzioni che ha indicato Francesco? Federico, non ti sentiamo, devi aprire il microfono. Innanzitutto devo ringraziare il giornalista svizzero per la domanda e rispondere purtroppo che non è una domanda alla quale posso rispondere. Mi spiace sicuramente, ma mi pare evidente che se ci sono indagini non è un tema da discutere in questa sede. La riservatezza ti impedisce, abbiamo capito. Per quanto riguarda l'altra domanda, ma io credo, come quel che si sta via via rafforzando come idea nell'ambito dell'utilizzazione del digitale, che qualunque forma venga adottata nell'ambito dell'utilizzazione del digitale deve essere sottoposta ad una disciplina. E già tantissimi strumenti di comunicazione rendono oggi sempre più difficoltoso, come dire, garantire la verità della notizia, per esempio. E così come diventa sempre più difficile poter controllare le comunicazioni attraverso gli strumenti criptati che vengono oggi utilizzati. Famosa l'indagine che proprio l'FBI ha portato avanti, addirittura ponendosi come venditore di strumenti di comunicazione criptati e così potendo seguire le comunicazioni dei mafiosi e trafficanti di stupefacenti e poi trarli in arresto sull'intero globo in accordo
con le varie autorità di polizia giudiziaria presenti. Questa premessa mi serve solo per sottolineare come, laddove si intervenga nel digitale, è necessario che vengano applicate delle regole, che esista una regolamentazione che possa garantire l'utilizzo legale di quello strumento. E laddove non vi sono regole, lo strumento non può essere consentito, ma non dico certamente che di fronte ad un fenomeno così diffuso posso lontanamente immaginarmi che questo strumento possa essere inibito, quello della criptovaluta, ma immagino però che tutti i paesi dovrebbero adottare delle regole molto stringenti in cui si ha certezza del titolare del rapporto, si ha certezza quindi del soggetto che entra nella blockchain e acquista, nell'ambito dei rapporti che vengono sviluppati. Io credo che risponde al minimo richiesto in una società che voglia rispettare le regole. E d'altro canto noi ci troviamo di fronte ad un meccanismo che è molto simile a quello della moneta, della valuta legale. La stessa utilizzazione portata avanti però da soggetti che non sono inseriti in un sistema strettamente garantito e controllato, vigilato dallo Stato. Questo non è possibile in un paese in cui la legalità costituisce il presupposto per lo sviluppo e il progresso della nostra società. Una democrazia come la nostra non può consentire che esista la libertà di utilizzo tale da non evidenziare ad ogni esigenza immediatamente chi sia il soggetto che ha trattato quel rapporto e quale sia stato il corrispettivo e come ricostruire fino a rendere evidente tutti i passaggi che ci sono stati. È certo che, come diceva il dottor professor Zorzi, avvocato Zorzi, questo è possibile ricostruirlo, ma lo si ricostruisce con un grandissimo sforzo, lo si ricostruisce con delle tecniche particolarmente avanzate e non deve avvenire in questo modo. Se voglio ricostruire un rapporto bancario, lo chiedo alla banca e la banca risponde. E non si riesce a comprendere perché esiste invece un sistema di interessi economici che sia protetto e garantito al punto da non evidenziare immediatamente i soggetti che vi si muovono all'interno e al tempo stesso la ricostruzione immediata di tutti i rapporti. Ma sono d'accordo quindi con te, Giacomo, quando dicevi la banca centrale, la nostra Banca d'Italia, potrebbe sviluppare un servizio analogo? O se non lo facesse la Banca d'Italia, lo potrebbero fare le altre banche che pure sono sottoposte ad una vigilanza molto stretta? Ma io credo che probabilmente questo dovrebbe essere la strada da seguire, se non questa, quantomeno l'esistenza di intermediari finanziari autorizzati e sottoposti a tutte le regole, come lo è una banca, come lo è un soggetto che si muove nell'ambito del campo finanziario. Ecco, penso che il nostro paese, ma credo l'Europa, non possa venire meno a questo dovere. È vero però che
su questi temi il GAFI è intervenuto ripetutamente con delle proprie indicazioni e l'Europa stessa sta adottando delle misure e credo che questo è il passo che necessariamente bisogna portare avanti. E d'altro canto la Cina ha vietato l'uso delle criptovalute e così ha messo una croce sopra e ha tolto di mezzo quello che poteva essere un problema e un concorrente della propria valuta. E certamente quella espressione di assoluta mancanza di libertà, e certamente non dobbiamo rapportare il nostro sistema alla Cina, però credo che le esigenze che dalla stessa, devo dire, molto precisa tecnica professionale esposizione del dottor Zorzi abbiamo avuto del sistema, è evidente che questo è un sistema che vuole le sue regole. Io, caro Giacomo, purtroppo mi devo allontanare, avevo un impegno già un po' prima, ma sono arrivato a un orario in cui già sono in ritardo. Ti abbraccio, abbraccio il carissimo Giovanni, che non vedo in questo momento. Oh, purtroppo ci ha dovuti lasciare, mi ha mandato un messaggio perché anche lui aveva alle 18.45 un impegno e quindi non poteva sottrarsi. Lascia i saluti a tutti, ovviamente in particolare a te, e per carità, io lo sapevo che tu avevi anche un altro impegno, per cui non ti ringrazio innanzitutto per la tua disponibilità e non ci sono problemi. D'altra parte devo dire che siamo ormai alle battute finali, insomma, e il fatto di essere ritornati su questa questione, come avrai notato per quanto riguarda anche altri argomenti che abbiamo trattato, svolge una funzione non solo appunto di sensibilizzazione dei diversi attori istituzionali. Tu sai che per esempio la Commissione Antimafia nell'ultima relazione ha ripreso finalmente alcune delle proposte normative che avevamo fatto a proposito dell'usura e quindi della riforma della legge 108. Sono terreni questi sui quali innanzitutto bisogna capirsi, approfondire, conoscere, perché non è facile. E tra l'altro, come giustamente Zorzi ha messo in risalto e tu hai sottolineato, questo tema delle criptovalute, del riciclaggio, è un tema delicatissimo ed è un tema anche sul quale sicuramente il legislatore dovrà intervenire ulteriormente. Quindi io ti ringrazio. Grazie. Grazie. Giacomo, saluto il professor Troncone, Zorzi, Francesco Zorzi, sì. Dottor Riccio e tutti gli altri che sono collegati. Grazie. Dottor Zorzi, naturalmente. Grazie. Un abbraccio a te, a tutti e buon lavoro. Ti ringrazio. Grazie. Grazie, scusatemi. Pasquale, allora potresti tu concludere per dirci sostanzialmente, alla luce di quello che è un quadro non solo complicato, complesso, ma a me, come dire, in qualche modo quell'angoscia iniziale si è un po' attutita, via. Un po' Zorzi ci ha dato degli elementi di conoscenza in cui tutto sommato gli interventi anche di contrasto si possono fare seriamente. Bisogna raffinare il quadro di regolamentazione normativa, questo sicuramente, e bisogna eventualmente intervenire proprio nella formulazione di un istituto, di una struttura centrale che svolga quella funzione di exchanger di cui diceva Zorzi. A te, Pasquale. No, rapidissimamente. E io mi auguro che la giurisprudenza metta un punto fermo su questa questione, cioè ci illumini sul fatto di convincerci che esiste un quadro disciplinare già completo o che invece ci sono, come io ritengo, delle lacune che devono essere assolutamente colmate. Come? Io proporrei per la prossima volta o per le prossime volte di analizzare i due decreti legislativi. L'ultimo è quello il 195 dell'8 novembre 2021, che fa riferimento alla modifica delle norme sul riciclaggio. Ma prima di questo, come dire, attività prodromica a questa, l'analisi delle fattispecie di reato, in cui si ritrova come oggetto giuridico la moneta virtuale, analizzare l'altro decreto legislativo, che è di poco precedente, che in realtà è quello dell'attuazione
di una direttiva del 2019, sempre dell'8 novembre 2021, il numero 184. Prima io vi dicevo che non esiste una definizione di criptovaluta, ma esiste soltanto una definizione di moneta virtuale. Allora io inviterei la prossima volta ai convenuti oggi a studiare, ad analizzare, ad approfondire insieme a me, perché evidentemente c'è anche un limite di comprensione da parte mia, l'articolo 1 di questo decreto legislativo, che nella sua rubrica reca il titolo Definizioni, dove in realtà in 4 distinti punti definisce quelli che sono gli strumenti di pagamento. Io continuo a insistere sul fatto che lo strumento di pagamento richiama il baratto, richiama lo scambio, ma non la moneta. Lo strumento di pagamento è cosa diversa dalla moneta. Ed è questa la ragione per cui giustamente Zorzi faceva riferimento a un'entità centrale che potesse controllare o che possa controllare questa forma di moneta, che è una moneta, come dire, ellittica rispetto a quella che conosciamo noi. Come potrebbe essere fatto? Io non credo che la Banca d'Italia possa assumere questo compito, anche perché le monete cambiano, quindi bisognerebbe trovare una Banca d'Italia che disciplinasse il divenire delle varie criptovalute che nascono. Io invece direi una cosa, di centralizzare la nostra attenzione sui wallet, cioè su quelli che sono le sedi, i punti di riferimento dello scambio delle criptovalute, della vendita, dell'acquisto e comunque del trading in generale. Perché se noi facciamo riferimento ad una disciplina che in qualche modo abbia un'integrazione tra elementi di diritto penale, quindi disciplina penalistica, ed elementi di diritto amministrativo, perché questo problema della centralizzazione nei wallet nasce per il diritto amministrativo, perché i wallet come sono autorizzati? Per esempio attraverso le leggi di polizia. Ebbene, se questo è vero, cioè che devono avere un'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, probabilmente devono avere anche un'autorizzazione per il tipo di attività che viene compiuta. Quando mi riferivo prima alla Cassazione e dicevo che la Cassazione ha individuato nella criptovaluta uno strumento finanziario, volevo appunto dire questo. Ma lo strumento finanziario è uno strumento di scambio. Il problema è invece l'attendibilità intrinseca del valore della moneta, che è cosa diversa. Giorgi, potremmo individuare nei wallet i punti di riferimento, gli elementi di riferimento per l'attendibilità, la genuinità delle criptovalute? Allora, se questo è vero, esatto. Se partiamo da questo punto, come dire, di riferimento della natura intrinseca della criptovaluta, probabilmente noi risolveremo anche altri problemi che ci sembrano lontani ma sono vicini. Io ve lo ripropongo, così rinfresco un po' le idee a tutti. La volta scorsa facevo riferimento ai sequestri, alla materia dei sequestri. L'articolo 255 del codice di procedura penale fa riferimento al sequestro presso le banche, ma il wallet non è una banca. Cioè noi le criptovalute non le troveremo in banca, perché poi ho notato un'altra cosa, che ad esempio a partire da Unicredit nei giorni scorsi ha escluso la possibilità di negoziare in criptovalute. I clienti non possono negoziare presso l'Unicredit in criptovalute, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente c'è un difetto nella circolazione della criptovaluta attraverso i sistemi finanziari o monetari ufficiali. E se questo è vero, vuol dire che noi i sequestri non li possiamo fare presso le banche. Presso chi li facciamo? Allora io credo che ci dovremmo rendere promotori di una modifica normativa o di un'addenda che colmi una lacuna. In questi termini, chiarire il senso, la definizione di moneta virtuale è anche una moneta o è soltanto un oggetto di scambio di beni e servizi? Uno. Secondo, da un punto di vista applicativo, perché poi il giurista non deve essere solo teorico, deve anche pensare a regolare i rapporti e la certezza dei rapporti giuridici tra i soggetti. Ebbene, per questa ragione dovremmo proporre una modifica del codice di procedura penale che faccia riferimento come punti di imputazione di quelle attività, non solo delle banche, ma anche di tutti gli altri soggetti autorizzati a scambiare criptovalute, quindi ampliare il contenuto normativo dell'articolo 255 del codice di procedura penale.
Io concluderei in questo modo, perché, come dire, alla luce dell'attuale disciplina non trovo elementi che possano oggi tranquillamente farci applicare tutte le norme penalistiche e di procedura penale alle criptovalute, perché quelle norme fanno riferimento alla moneta. L'oggetto di scambio, vale a dire la moneta virtuale, purtroppo nei termini in cui ne stiamo discutendo, non è ancora riconosciuta, secondo me, dal diritto. Ma ne volete l'ulteriore prova? Alla lettera D di quell'articolo 1 che vi ho citato, del decreto legislativo 184 del 2021, si fa riferimento alla valuta virtuale, valuta non moneta, valuta virtuale, che non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e che può essere trasferita. Cioè, da un punto di vista pubblicistico, questo tipo di definizione non assume nessun valore, perché è un rapporto che corre tra privati. E allora, ad esempio, uno sviluppo applicativo, o meglio, un mancato sviluppo applicativo, è quello della 231. Come si applica la responsabilità delle persone giuridiche quando gli scambi avvengono tra privati e non assume quello scambio la certezza del diritto che impone invece il diritto pubblico? Questi, come vedete, sono dei limiti che secondo me andrebbero superati con ragionamento, ma anche con un'attenta vigilanza da parte nostra, in termini semplicemente propositivi. Grazie. No, Pasquale, devo dire che tu solleciti il tuo intervento, si avvicina esattamente alla domanda che poi è stata fatta da Stefano, se capisco bene. Perché tu giustamente dici: risparmiatori, state lontani, tutto sommato, dagli investimenti in criptovalute. Ora Stefano ci fa presente una cosa, che Banca Generali e N26 offriranno la possibilità di acquistare cripto ai propri clienti nel 2022. Credo che Zorzi questa cosa la sappia. Sì, allora, dal punto di vista della prevenzione criminale, come siamo messi? Il problema è proprio lì. Infatti io sono d'accordissimo con il professor Troncone che va capita e compresa correttamente anche a livello poi dopo di come si può andare ad applicare, proprio perché io lo vedo proprio nei sequestri che dobbiamo fare i voli pindarici per, per riuscire a... Infatti, no, ma infatti io sono d'accordissimo soprattutto su quella che è stata la definizione... Oh, sì, avete mai sequestrato blocchi per la blockchain? Sì, sì, assolutamente. Sì, il problema si pone nella monetizzazione. Noi dobbiamo poi andare a portarli, in Italia sto parlando, all'estero no, perché ci sono delle regole e delle modalità. Ad esempio, gli US Marshall, per esempio, non fa monetizzare, tiene la criptovaluta e poi fa l'asta. A cui... quando, mi perdoni, io lo volevo chiedere anche al procuratore Casieri, sì. Ma quando sequestrate, sì, mandate al FUG, al Fondo Unico della Giustizia, cosa no, sequestrate? Quando vengono sequestrate criptovalute, adesso io parlo per le mie attività, noi creiamo un wallet con tutto un insieme di procedure in ottemperanza per la Digital Forensics, per far sì che non vi sia possibilità di ottenere chiavi private, salvo con varie metodologie, e poi quelle criptovalute vengono trasferite dai vari dei vari wallet che siamo riusciti o ad attaccare o praticamente dove siamo intervenuti nell'ambito criminale, in modo tale da togliere il criminale nella disponibilità della criptovaluta. Poi, fatto questo, quel wallet lì di cui le chiavi private le ha la G, in sostanza, in alcuni casi si è riusciti con degli exchanger, perché il criminale aveva già correlato a quelle criptovalute degli exchanger, di conseguenza a dire all'exchanger: ok, trasferiscimi già in moneta. E quando non è possibile? Che e quando non è possibile, abbiamo una serie di milioni di euro in chiavettine depositate presso le... Non potete mandare al FUG. Cioè, e io sono d'accordo. La confisca a quel punto non sarà del denaro alla fine, ma dell'oggetto. Dell'oggetto. E infatti, e qui perde, e qui secondo me lo Stato perde. Certo. Infatti io quando mi diceva il discorso della definizione, io ho seguito e mi ricordo anche nel scorso intervento, io non sono oltre che più che d'accordo, anche perché
questo impasse della valuta digitale ha creato un macello negli accordi internazionali. Io ho fatto attività all'estero, un esempio che veniva fatto prima dal procuratore era l'operazione Encrochat per quanto riguardava i metodi di comunicazione criptata. Bene, nell'ambito cripto ci sono state delle indagini molto forti che hanno smantellato una parte di Dramarket piuttosto che tante altre strutture criminali. Bene, il problema pratico è che noi siamo quelli che poi alla fine cedevano i proventi perché non sapevamo come sequestrarli. E qui guardiamo la BaFin tedesca ha detto ok, io gestisco, identifico un exchanger come soggetto, deve soddisfare determinati regolamenti altrimenti non può agire e operare, uso quell'exchanger perché per me è una banca. Però attenzione, exchanger, tu essendo una banca non sei più un'attività nell'ambito informatico, bla bla bla, sei una banca e di conseguenza... Ma io sono pienamente d'accordo. La disciplina del diritto amministrativo, quindi noi abbiamo la certezza che quello è un centro di imputazione che in realtà è chiamato a rispondere alla legge. Certo, perché poi c'è un bullet dove non abbiamo infatti, il cosettino, ma non abbiamo obiettivamente parlando, il concetto è agire, come dicevo prima, sugli exchanger, anche perché i wallet non hanno dipendenza a nessuno. Cioè, io posso creare un wallet adesso con un computer nuovo di pacca, crearlo, è finita lì, quel wallet è in blockchain e può movimentare miliardi. Riguardo invece alla domanda di Stefan, allora, in realtà le banche, diciamo, stanno cercando di trarre un beneficio, io adesso senza citare i nomi di quali banche, però stanno cercando di trarre un beneficio, però hanno un problema. Allora, premesso che molti exchanger sono stati blacklistati, cioè molti exchanger sono stati bloccati in termini di transazioni per quanto riguarda le carte di credito, nel senso che il circuito Visa, il circuito Mastercard per le carte di credito ha impedito, in sostanza, ad esempio, vediamo carta SIP e Nexi per capirci, se voi avete una Nexi e provate a comprare criptovaluta tramite un exchanger, la transazione non andrà mai a buon fine. Beh, per il solo deposito euro su euro, non euro per qualcosa, solo il deposito. E quello è stato un metodo per limitare. Le banche, però, attenzione a quello che ha specificato Stefan, ha detto il termine esatto, cioè Banca Generali e N26, così cito quello che è scritto, offriranno la possibilità di acquistare cripto ai propri clienti. Sì, acquistare sì, non vendere. E sull'acquistare, investire, fare trading c'è un abisso. Mi spiego. Il trading che noi conosciamo, quello tramite gli exchanger per esempio, è un trading che è interno all'exchanger. Se un exchanger è poco onesto, ce ne sono tanti, interviene sul ritardo temporale e praticamente l'utilizzatore ha un ritardo temporale di visualizzazione, dunque quando fa tutte le sue pianificazioni, imposta i robot, quello che è, convinto di fare trading come gli pare, in realtà è sottoposto a delle regole e a delle latenze che l'exchanger impone, cosa che se io facessi con una piattaforma di trading bancaria mi metterebbero in galera dopo praticamente 20 secondi. Ora, qual è il problema? Il trading poi che preoccupa è quell'altra tipologia di trading, tipo CFD e altro, dove in sostanza sono piattaforme completamente, è una scommessa, cioè è un gioco d'azzardo, che non è neanche veramente correlato alla criptovaluta. Ora, qual è il problema? Alcune banche hanno deciso di fare terra bruciata, e quella è una scelta. Altre banche invece stanno cercando di portare, adesso io ho letto prima il messaggio esattamente quello che ha scritto Stefan, allora sì, bisogna considerare chi è Banca Generale e chi è N26. N26 è una banca virtuale che ha spopolato una delle prime, che insieme ad esempio a quella che ora vediamo BBVA piuttosto che altro, Wise o altre cose, stanno diventando dei player molto importanti. Però dobbiamo stare molto attenti a quanto queste banche possono, banche chiamiamole in questo senso, o io le chiamerei più società di servizi, possono coprire. Dall'altro punto di vista, l'acquisto è buoni tutti, perché l'acquisto è, io do un sto dando una provvista di capitale pulito, provenienza bancaria. Io se prendessi qualunque frode, ma anche qualunque acquisto lecito, trovo dei bonifici SEPA da Italia, Lituania, Estonia, vediamo i vari exchanger e altro. Se la banca decide di dire bene, ok, voglio fare anch'io da gestore per l'acquisto,
io sarei, diciamo, farei dei ragionamenti molto, molto, molto attenti. Riguardo alla domanda, io risponderei quello che è dal punto di vista della prevenzione criminale, come si sono mosse. Beh, sicuramente facendo una due vigilance elevata sulle criptovalute che andranno a fornirmi a fronte di quell'acquisto, cosa che fanno anche gli exchanger. Cioè, di fatto, in sostanza, quando se io in questo momento comprassi un Ethereum, un Bitcoin, quell'exchanger vale per me per il fatto che mi sta dando un Ethereum o un Bitcoin che è abbastanza pulito, cioè che ha un indice di rischio abbastanza pulito. Abbastanza pulito dice tutta. Dal punto di vista bancario si organizzeranno nello stesso modo, cioè con un'anti-money laundering ben strutturata che valuterà questo fattore. Qual è il problema di questo approccio? Finché acquistare è facile, sono buoni tutti. Quando poi dall'acquistare si trasformerà invece a vendere, bisogna vedere proprio come gestiranno. O gestiranno praticamente solo le criptovalute gestite tramite i loro sistemi, di conseguenza faccio un esempio pratico, se io volessi immettere un tot in criptovaluta, tipo in Bitcoin o in Ethereum, presso questo istituto bancario che accetta, ipotizziamo, Bitcoin, dubito altamente che loro monetizzeranno euro. Per il semplice motivo che, proprio per la ragione dell'origine, che non vi è una regolamentazione, una banca, cioè proprio una banca, avrebbe un problema realmente serio a giustificare l'origine di quella criptovaluta, perché io l'ho ricevuta e l'ho pagata e la do alla banca, ma quella criptovaluta non è nata con me. E non si può pensare che si parlerà solo di criptovalute nate, diciamo, minate, pulite, perché non è fattibile. Secondo me loro permetteranno l'acquisto, solamente l'acquisto. Il trading, ma solamente l'acquisto. Come fanno tantissimi exchanger, che vuoi o non vuoi, di fatto voi lì potete solo comprare, e quando dovete poi vendere, vendete tramite altri. E questi altri sono quelli che si vanno a gestire, e, tra virgolette, quello che è il capitale pulito, sporco che sia. Ricordiamo che in realtà, come Coinify piuttosto che altro, quando si va a parlare di monetizzare, oltre ai costi alle fee di blockchain e altre cose, ragionano in costi del 4, 5, 6% e tutto un insieme di altri aspetti, 4%. Perché? Perché di fatto monetizzare una criptovaluta è un onere se devo evitarmi poi un domani un accertamento per antiriciclaggio. È chiaro che se io sono un'azienda sperduta nel Belize che ha aperto, come succede spesso, mi interessa poco. Chiaro che se sono la banca in Italia chiaramente avrò dei problemi. N26 comunque, anche loro, ci sono tedeschi, Linetta, un po' multi paese, diciamo. Però obiettivamente parlando sono quelli che se la cavano anche bene. Basti pensare che il problema è che questi istituti bancari rilasciano solamente carte prepagate. Bisogna farcelo fare un ragionamento su questo. Cioè, ci sarà un motivo per il quale non possono rilasciare carte vere, carte di credito in sostanza, e perché chi rilascia carte di credito o i circuiti ci stanno lontani, praticamente R siderali. Però su questo dovremo vedere. Comunque io sono completamente d'accordo con il professor Troncone che è necessaria la definizione, perché se partiamo da condizioni non chiare e sbagliate, poi è un macello sia operare sia i sequestri e altro. Io lo vedo proprio personalmente, che spesso e volentieri abbiamo i denari in mano in sostanza e poi siamo fermi lì. Infatti quando la domanda è quando non li avete cambiati, sono milioni che sono lì parcheggiati. L'unica cosa importante è averli tirati via dalle organizzazioni criminali, che tuttavia non li lasciano in criptovaluta. Cioè, di solito quelli che noi troviamo in criptovaluta sono perché sono in itinere in quel momento durante appunto l'attività, se no l'utilizzo è molto transitorio dal punto di vista della criminalità, a mio parere. Bene, Francesco, ti ringrazio, sei stato veramente preziosissimo, e a dimostrazione del fatto che questo è un tema veramente importante, io ti vincolo alla data del 25 marzo, perché nell'ambito di un ciclo di incontri in modalità blended organizzato insieme ad altre università italiane, questo ciclo di incontro e il 25 marzo ne abbiamo previsto uno proprio su blockchain e mercato delle criptovalute tra riciclaggio
e necessità di un quadro normativo. Ci concentreremo in quell'occasione, diciamo, sulla questione che poneva proprio Pasquale, cioè quello di analizzare i due decreti legislativi, e evidentemente anche questa questione che è venuta fuori anche la volta precedente, cioè vincolare al fondo di giustizia gli eventuali risultati dei sequestri, perché come in fondo tu hai messo in risalto, ma anche Pasquale secondo me l'ha ammesso, Federico non ha avuto il tempo per affrontarlo, qui in pratica c'è un problema di normativa o di debole normativa esistente, perché il fondo giustizia non viene vincolato rispetto ai sequestri che vengono fatti in materia di criptovalute riciclate, ovviamente. Quindi ti vincolo a venerdì 25 marzo, ti prego di metterlo in agenda, e ringrazio tutti indistintamente, so che è collegata anche la collega Mazzullo da Reggio Calabria, e tutti coloro che non hanno potuto fare domande, magari perché non c'era lo spazio, se sono interessati, venerdì 25 marzo in remoto probabilmente, io spero di poterlo fare in presenza, Francesco, ti offriremo una bella pizza a Napoli, ma credo che come stanno andando le cose siamo partiti in modalità blended e probabilmente la faremo in remoto, e la faremo tra l'altro con il nuovo procuratore nazionale antimafia, perché come sapete Cafiero De Raho a febbraio scade. Quindi mi è gradita l'occasione di salutare tutti, ringraziare tutti. Non so se Alfonso Scarano è in linea. Mi aggrego agli saluti, ringraziando ecco. Tutti gli interventi e alla prossima occasione. Ecco, certo, non la esauriamo qui e continuiamo con il bel evento tuo di marzo ed altri incontri, semmai nel frattempo. Grazie Francesco, grazie Alfonso, grazie Giacomo. Grazie a voi, grazie di essere venuti, grazie di aver partecipato a tutti. Ciao. Grazie Pasquale, grazie a tutti. Buona serata, buona serata. Grazie, buona serata, davvero interessante, complimenti. Grazie.